Mi chiamo Emiliano De Vito, sono nato a Firenze nel 1997 e ho sempre vissuto in un bozzolo. Fino a pochi giorni fa ero anche fidanzato con l'Allegra, diciamo così, la mia compagna di banco che leggeva le poesie di Catullo insieme a me. Ieri mi hanno chiamato per fare un colloquio. Io non ce la fa più, sempre gli stessi discorsi, le stesse cose, lo stesso bar. Ti amo il bar? Secondo te sto parlando del bar? Avrai sentito nominare Vittorio Pezzosi. Lo scrittore? Bravo, lui. Sarei ospite a casa sua. E devi stimolarlo in tutti i modi a fargli finire il romanzo. Buongiorno, professore. Molto, molto bizzarro. Devi andare assolutamente a Milano con quella canaglia, farti dire tutto e dirci tutto. Allora si parte per Milano. Come si va a Milano? Si parte con il tuo motorino. Con il motorino. Sono i carabinieri! No, dico, lascio correre. Qualcosa la vogliamo dire? La vuole provare? Senti che musica! Adesso mi sa che state andando troppo veloce! Avete pure fatto una fumata bianca! Vuoi dire qualcosa sul libro? È un romanzo moderno, romantico, pieno di fila. Non so se si può ricominciare tutto da capo, però so che a 54 anni è il momento di fare una follia. Tu mi stai dicendo che noi siamo venuti qui a Milano perché te tu vuoi rivedere una donna con cui stavi da piccino mille anni fa? Dici che è una cazzata. So dark, but I'm out on the road again. I'm on the road.